Termina questa sera la prima edizione del Pescara Liberty Festival, che prende il nome dalla corrente artistica che ha caratterizzato il capoluogo adriatico. Seppur a seguito della Seconda Guerra Mondiale, molte opere siano andate distrutte. È stata una settimana di concerti, dal 23 al 28 agosto, che si sarebbero dovuti tenere nella Pineta d'Annunziana, ma a seguito del violento incendio di inizio agosto si è deciso di spostare il tutto all'Ex Aurum. Ospite d'onore è stata il celebre soprano Katia Ricciarelli, questa volta nelle vesti di regista e voce narrante, che in tre serate, tra cui quella conclusiva di stasera, ha portato in scena l'opera in racconto La Bohème. Nonostante un po' tutto, nonostante la pandemia, nonostante l'incendio, nonostante la pioggia che per forza doveva esserci, però andiamo lo stesso con questi quattro giovani straordinari. E li sentirete, è una selezione delle musiche, diciamo, delle pagine più belle della Bohème, e quindi sono giovani tutti, sentirete quattro veramente fuori classe, quindi ringrazio tutti, ringrazio il maestro Rendine, ringrazio il sindaco e il pubblico che ha avuto tanta pazienza anche lui, ma l'abbiamo avuto anche noi. Vogliateci bene.